Radio Radicale, siamo con Paolo Tiramani, capogruppo della Lega in Commissione Vigilanza RAI, nel corso della manifestazione che si svolge a Montecitorio durante il dibattito sulla fiducia. Onorevole, molti di voi hanno deciso di non ascoltare Conte ma di essere qui in piazza, perché? Ma come ha detto giustamente Matteo Salvini, è giusto essere al fianco dei nostri alleati naturali di Fratelli d'Italia in questa manifestazione, come loro lo saranno con noi il 19 ottobre. Il centrodestra deve trovare un fronte comune per affrontare le prossime sfide alle elezioni regionali. Questo è importante perché per dare un segnale a questo governo, questo mostro che è nato da un'operazione di palazzo, vincendo appunto le elezioni regionali in Emilia e in Umbria. Perché diciamo non avete deciso subito di aderire a questa iniziativa? C'è stato un momento di confusione ad agosto, vi dovevate chiarire in qualche modo? Ma no, credo che noi un segnale forte lo daremo già questa domenica alla nostra tradizionale raduno e festa di Pontida, dove gran parte del nostro elettorato si raduna, ormai è una tradizione. E poi volevamo strutturare una manifestazione forte che faremo appunto il 19 di ottobre. Per quanto riguarda il clima politico, è preoccupato per questa maggioranza? La definirebbe quella più a sinistra della storia d'Italia oppure ritiene che questo sia un luogo comune? Ma io penso che è il governo davvero delle poltrone, qui non è questione di essere di sinistra o destra, ci sono 600 parlamentari che non volevano andare a casa e si sono incollati alle poltrone e quindi faranno un'operazione di palazzo solo per salvaguardare il proprio futuro e per non tornare al voto subito. Per quanto riguarda il clima di scontro politico che c'è, allora come avete trovato questa frase, questa cosa che ha scritto questo giornalista Rai contro Salvini che lo invitava al suicidio? Non è il primo episodio che capita in Rai su questo argomento. Quando sono state fatte delle interrogazioni la Rai ha risposto: stiamo scrivendo un codice deontologico per l'uso social da parte dei giornalisti. Ma bisognava arrivare a questo, aspettare così tanto? Io credo che veramente una situazione indicibile, bene ha fatto subito l'azienda a smarcarsi, noi abbiamo formulato un'interrogazione nelle ore successive, Matteo Salvini ha incassato la solidarietà anche dei leader degli altri partiti e credo che sia però una situazione da assolutamente contrastare. Non bisognava arrivare a scrivere un codice deontologico, dei professionisti non dovrebbero arrivare a scrivere delle tali idiozie. L'ultima questione, che cosa pensa di Conte? Che giudizio si è fatto in questo mese di scontri con Salvini? Conte è veramente incoerente, trasformista, ha sempre sostenuto che la sua esperienza politica sarebbe terminata con il governo Lega 5 Stelle, invece ha brigato nei palazzi per convertire questa maggioranza in PD 5 Stelle, è lui il vero artefice, oggi probabilmente ha vinto con l'operazione di palazzo, ma dagli elettori non si sfugge e prima o poi prenderà anche lui una batosta elettorale. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, grazie a Paolo Tiramani della Lega.